Ho una cosa importante da dirvi. Vi avviso, potrebbe essere molto pericoloso. Molto. Dopo anni di ricerca e di iniziazione in ambito esoterico, di cui nessuno sa, ho creato un sigillo, fatto di parole, di 7 parole. Come la legge del 7. Le 7 note musicali, i 7 giorni della settimana, i 7 colori dell'arcobaleno. La funzione di questo sigillo è che chi ascolta queste 7 parole muore. E ora le pronuncerò. Nunc mundi et siae, mundi et me. Ho detto me, dovevo dire te. Ciao, questo video è stato registrato prima dell'esperimento che avete appena visto. E se state vedendo questo video, qualcosa vuol dire che andrò storto. Eh sì, avrò sbagliato qualcosa. Probabilmente quando mi esercitavo, per tutti questi anni, mi confondevo spesso tra la parola me e te. E non è facile, in fin dei conti il 50% delle lettere è lo stesso. E vabbè, quindi possiamo cominciare con il mio ultimo video a questo punto. Così. Posso dire che mi occupo di risveglio. Cioè, mi occupavo. Sono morto. Brutto idiota. Presuntuoso. Strapezzente e cafone. Potrebbe sembrare. Fin tanto che non si conosce il significato della parola risveglio e la differenza tra risveglio ed illuminazione. Il risveglio è un processo che ci porta attraverso azioni volontarie, attraverso sforzi volontari, attraverso l'acquisizione di punti di vista differenti rispetto a ieri e funzionali per la conoscenza di noi stessi, come divenendo consapevoli del perché abbiamo certe reazioni, del perché abbiamo certe ferite, del perché la nostra reazione a determinati eventi è così com'è, ed iniziare un lavoro di trasformazione che porterà a far tacere tutte le cose dette prima, per far sì che il rumore che queste cose provocano nella nostra testa smetta, per far sì che quel silenzio rivelatore si manifesti dentro di noi. E ognuno, questo silenzio, rivelerà le cose di cui ha bisogno nella vita. Questo vuol dire prendere in mano le redini della nostra vita, con tutte le sue difficoltà, ovviamente, che non vuol dire trasformare la vita con un click, ma sapere dove si vuole andare e dove si sta andando, che è moltissimo. Il risveglio è la famosa immedesimazione con l'anima. Attenzione! Fare silenzio nella nostra mente non vuol dire che non c'è più nulla, che nessuna mosca si muove, ma vuol dire che tutte quelle ferite, quelle paure di cui abbiamo parlato prima smettono di avere forza su di noi e non saranno più loro, le nostre paure, le nostre ferite, le nostre fragilità a prendere il sopravvento, ma saremo noi, diventeremo noi a scegliere per la nostra vita. Più impariamo a non farci travolgere da questi pensieri, queste emozioni, più il silenzio, la calma nella nostra mente si creerà. Cosa comporta il risveglio? Quali sono i suoi benefici? Quando quei rumori saranno meno invasivi e alcune ferite faranno meno male, le nostre idee saranno più chiare, le nostre intenzioni saranno più ferree. Sicuramente ci conosceremo meglio di ieri, perché non ci sono più queste emozioni, questo rumore a far da filtro o da muro tra l'esterno e la parte nostra più interiore, più profonda. Non essendoci più questo filtro, questa barriera, la strada per arrivare a quel silenzio rivelatore, che possiamo chiamare anima, è più semplice e facile da intraprendere. Le porte si aprono più facilmente. Questo porta a determinate conseguenze: più autostima, più magnetismo, più coraggio nel fare le cose, perché più autostima, di conseguenza
porta questo. Più entusiasmo nel proseguire un obiettivo e si creerà una mentalità che diverrà nostro alleato e non il nostro nemico. Perché spesso è così. Il risveglio non è saper levitare, vedere l'energia degli altri, vedere attraverso i muri. Queste cose esistono anche. Con il termine risveglio ci si riferisce ad un'altra cosa, all'immedesimazione con l'anima. Poi ognuno ha il suo cammino. Queste cose possono anche succedere, ma c'è chi nel destino avrà di parlare con spiriti superiori, entità che non appartengono a questo mondo. C'è chi avrà grandi intuizioni e c'è chi continuerà a fare una vita normale, un lavoro normale, che sia cameriere, avvocato, medico e tutto. Risveglio, ovvero risvegliarsi e vedere una nuova realtà che non è più esterna ma interna. Una realtà con la consapevolezza di ciò che facciamo e di ciò che succede attorno a noi. Risveglio da svegliare, vegliare, stare attenti, quindi essere consapevoli per poi creare la nostra realtà. Anche qui sul creare la nostra realtà ne parleremo in futuro. Se imparerai a conoscere te stesso, imparerai a conoscere il mondo. Dopodiché si può arrivare all'illuminazione, che secondo me appartiene a uomini come Aurobindo, Osho, Yogananda, Krishnamurti. E stare un po' cauto su questo termine. E su questo non posso aiutarvi più di tanto. Il risveglio e l'immedesimazione con il nostro io grande, con la nostra anima, è un lavoro concreto. Un lavoro che un uomo nella propria vita prima o poi capisce che deve affrontare. Ad un certo punto della propria vita l'uomo entra dentro di sé, capisce che il fuori non ti porterà a nessuna parte, ed è questo che io credo il cammino di ogni anima su questo pianeta. L'illuminazione invece si trova ad un'ottava superiore. Della legge del 7 o legge dell'ottava ne parlo in questo video, in cui faccio la differenza tra ottava bassa, ottava alta, le diverse ottave e i diversi modi di vedere la vita, approcciarsi alla vita e reagire alle cose. L'illuminazione, secondo i grandi illuminati, è l'immedesimazione non con l'anima, ma con Dio. La comunione anche fisica, sensoriale col tutto, mentale ed emozionale. Se l'uomo dormiente è il ghiaccio, l'uomo risvegliato è l'acqua. L'uomo illuminato è il vapore. Vibrazioni diverse, ottave diverse, più pesante e meno consapevolezza. Più leggera rispetto al ghiaccio e più consapevolezza, poi c'è il vapore che ancora di più. Illuminazione, risveglio, sonno. Quindi risveglio e immedesimazione con l'anima, uno, immedesimazione con Dio, con il tutto. Sì, ma noi siamo Dio, noi siamo frammenti di Dio, se vogliamo usare questi termini. Cosa è diventare consapevoli dell'uno? Una cosa è diventare l'uno con tutte le parti di se stesso. Primo step risveglio, secondo step illuminazione. E chissà quanti step ci sono tra di loro, chissà quante vite ci sono tra queste ottave. Il risveglio è alla portata di tutti. È osservarsi e capire perché abbiamo certe reazioni, certe emozioni, certe reazioni, certe ferite. E fare un lavoro trasformativo. Come facciamo a conoscerci altrimenti, a capire che non siamo il corpo, le emozioni, i pensieri, ma qualcosa di più profondo, che siamo anima? Non si può. Non si può se non ci conosciamo. Quindi, regola 1 del Fight Club, conosci te stesso. Comunque prima scherzavo, No, non sono morto, no, veramente stavo scherzando. Tranquillo.